essere all'interno del presepe non capita tutti i giorni, vero? Eh beh sì, questo è un presepio che è un po' di anni che lo faccio. Infatti chi passa... È la prima volta che venite qua appunto per riprenderlo e lo vedranno anche altra gente, ecco, non solo quelli che passano sulla strada. Diciamo che è bello da vedere soprattutto di notte quando è illuminato. Sì, sì, dalla strada si vede bene. Ecco, diamo un'idea, diciamo, del lavoro. Le figure sono, perché chiamarle statuine è riduttivo, le figure queste sono veramente grandi. Sono in lamiera, fatte in lamiera, tagliate. Io le ho fatte bianche per risultare di più, non è che le ho verniciate, perché altrimenti dalla strada si vedrebbero meno, ecco, si vede meno. E sono state fatte bianche, ho messo giusto magari un mantello così. Comunque il colpo d'occhio è veramente, veramente bello. 25 anni, vero che... È già 25 anni quest'anno, sì. Fa il 25esimo anno e speriamo, fino a quando posso, riesco a farlo, lo faccio. Poi dopo subentrerà magari i nipoti, non lo so. Qualcuno dovrà. Continui la tradizione. Dobbiamo invogliare i ragazzi, i giovani, sì, lo dico sempre. Ci hanno passione, però almeno adesso sono piccolini ancora i miei, allora è un po' presto, però io fico al... Quando ce la faccio, senz'altro vado avanti, ecco. Com'è nata l'idea? Ma noi, io con i miei figli così, l'abbiamo sempre fatto all'interno, in casa l'abbiamo sempre fatto, per esempio. Perché già da mio padre così ce lo siamo tramandato e ci piaceva. Era una tradizione. Poi... Dal presepe domestico a questo, lo spunto, così, l'idea. Così, che avevo qui questa collinetta qua, che si vedeva bene dalla strada, ho detto, se io faccio qualche... Perché sono partito, che ho fatto solo il bue e l'asinello con la capanna, e c'era la Madonna e San Giuseppe con Gesù Bambino e basta, partite con questi. E le avevo fatte in legno allora. Il legno però 2-3 anni, poi dopo è andato, e allora ho pensato di farle così. E poi piano piano ho aggiunto appunto il cammello, i tre re magi, il pastore, qualche pecorella. Ecco, precisiamo che sono in lamiera, tagliate a mano. Sì, tagliate tutte a mano, allora purtroppo... ci vorrebbe il taglio laser. Adesso è troppo comodo. però non c'è gusto, dai. Invece farli così si vedono crescere, come se crescessero, no? Eh sì, è come se... Sono come i miei figli, là. Perché c'è proprio... la manualità, la fatica... La passione, perché tra l'altro io lavoravo sempre che fino a tardi così. Sono state fatte... Rubando ore al sonno, dai. Ecco, magari alla mia. L'ha detto giusto. Magari anche alla mia. Detto giusto. La mia non ci stava, anche a lei piaceva. Cioè, non è che... dai. Bene. È tutto qua. Qui è inutile dire dov'è, si vede. E speriamo, la gente senz'altro lo vede dalla strada passando di notte poi. Essendo buio qui, essendo illuminato, si vede, ecco. E la gente attorno cosa dice? Ma c'è stato un solo anno che non l'ho fatto, perché ero letto con l'influenza, adesso non mi ricordo bene, non sono riuscito a farlo. Quando poi mi trovavano, e come mai non l'ho fatto, come mai non l'ho... Prima nessuno mi diceva niente, però non l'ho fatto quell'anno, però qualcuno si capisce che lo guarda, perché sennò... Sennò non lo dicevano, Che dire, con i complimenti precisiamo bene dove siamo, perché siamo esattamente in un punto che dalla strada,
che passa, diciamo, da Valbrona verso Asso, si vede molto bene su questa collinetta. Di come si chiama questa zona? La zona delle serre, mi pare. Sì, qua ci sono delle serre che appartiene a Don Passano adesso, e purtroppo il presepio si vede dalla rotonda, cioè venendo da Valbrona sulla seconda rotonda, o altrimenti da Asso, proprio appena passata la prima rotonda, lo vedono qui, ecco, nel buio. Al buio, bianco, risalta. Risalta e si vede bene. Ok, grazie e, prego, prego, e grazie, buon grazie Natale. A voi. Auguri a tutti e buon Natale.